Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un nuovo unboxing, secondo unboxing, dove andrò ad aprire i pop, due pop, i miei primi due pop di Harry Potter. Hermione Granger e Harry Potter, i miei personaggi preferiti. Allora, questo è un nuovo unboxing. E sono i miei primi due pop dei miei personaggi preferiti. Vi spiego un po' prima di Harry. Allora, Harry, io l'ho preso su Amazon al costo di 20 euro. Al costo di 20 euro. Ed è così. Oggi non ho inquadratura, vero? Molto alta, vero? Molto alta, sì. L'ho acquistato su Amazon a 20 euro. E l'ho arrivato ieri, però ho aspettato che arrivasse anche oggi Hermione Pop. Hermione, l'ho presa dal GameStop, direte. Quindi ho aperto prima Hermione, quindi Harry non l'ha aperto. No, perché Hermione l'ho presa al GameStop, ma era finita perché era quella più venduta. Allora l'ho ordinata dal GameStop. Quindi mi è arrivata oggi. Lui mi è arrivato ieri, però non l'ho aperto. Così li apro tutti e due insieme a voi. Non vedo l'ora di spacchettarli insieme, ragazzi. Iscrivetevi al canale, lasciate like e basta. Vedete? Allora, vi mostro un po' le scatole, visto che abbiamo partito da Harry, partiamo da Hermione. Allora, Hermione qua c'è scritto il prezzo, che costa da 16,98 euro. Qui è una cosa qua. Boh. Qua c'è scritto Harry Potter, qui ci sarebbe scritto Pop, vedete? Però è coperto dal prezzo. Qui lei è la numero 3. Ho voluto prendere perché queste due versioni perché erano le mie preferite. Poi qui c'è una sua immagine molto molto bella. È indecisa fra Hermione, fra quella del tempo, quella che ha il girotempo, oppure questa qui. Alla fine ho optato per questa. Poi qui sotto c'è scritto Hermione Granger. Di lato qui c'è scritto Pop e vediamo non mi ricordo come si chiama, il riflesso di Hermione. Qui c'è una sua faccina che sta sbucando. Qui c'è scritto Pop. Hermione Granger 3. Ecco, ci sono tutti i personaggi. Qui c'è sempre lei che sbuca. Qui 3, Harry Potter e Hermione Granger 3. Non si legge perché. Non vuole mettere a fuoco. Pop e tutti i personaggi. Allora, il primo è Harry, il secondo è Ron, il terzo è Hermione, quarto è Silente, quinto è Piton e sesto è Lord Voldemort, esatto, è Rubes, vabbè, Hagrid. E qui di lato c'è un'altra immagine con sempre lei, Hermione Granger, 3 Pop. E qui sopra, ragazzi, c'è sempre lei che sbuca Funko, e qui Pop, e Funko Pop. Vediamo un po' Harry. Allora, Harry c'è sempre una sua immagine, Harry Potter 1, Pop, lui. Rifrontale, riflesso, Harry Potter 1, lui che sbuca Pop, Harry Potter, tutti i personaggi, lui che sbuca, scritto qualcosa, bella l'immagine, e qui sempre come Hermione, tutto quanto come Hermione, Pop, Harry Potter 1, Pop, qui lui che sbuca, Funko Pop 1. Ho preso questa versione che sono tutte e due uguali della stessa versione perché mi piacevano di più. Qua andiamo ad aprire, per primo andiamo ad aprire prima Harry Potter. Allora, andiamo ad aprire, si apre da sopra. C'è una carta. Scatola. Qui c'è questa carta, ad esempio, che lo tiene così almeno poi lo possiamo rimettere dentro. Si capisce qual è Harry perché ha la testa più piccolina, Hermione ha tutti quei capelli. Li metto un attimo qua dietro. Ecco Harry. Quanto è carino, ragazzi! È proprio carino questo personaggio. Mamma mia, ragazzi, mi sta finendo l'ansia. I pop sono fatti benissimo, quindi. Ta-da! Ecco Harry Potter. Ragazzi, è bellissimo e super dettagliato. Guardate che belli gli occhiali, gli
occhi, i capelli. Fatto molto bene, sono troppo carini queste faccine. Il vestito di Grifondoro, i pantaloni, le scarpine, il giacchettino con il segno di Grifondoro che non si vede nella giacca di Hogwarts. Grifondoro. Qui dietro così. Molto bello. Di ieri mi piaceva soprattutto questo, mi piacevano tutti, ma questo qui in particolare mi piaceva leggermente di più, è il classico. Guardate che carina la bacchetta che la impugna alla mano. Qui, così. Ed è veramente carino, cioè veramente dolce, dolce, dolce. Ed è magnifico. Magnifico. Poi con questa inquadratura veramente ci sta benissimo. E Harry a poppa di questa versione pagata 20 euro. È bellissima, ve lo consiglio, guardate che carino, con la sua bacchetta magnifica, i suoi occhiali, il suo testone, è veramente bello, magnifico. Guardate, guardate la texture, bello. Non so se la vedete, ma c'è la cicatrice perché non è colorata di rosso. Però pochissimo la vedete. Perché è giorno. Hanno fatto anche benissimo la N. È veramente un pop magnifico. Adori pop. Passiamo a Hermione Granger. Sono veramente sbalordita, raga. Oh! Hermione Granger! Eccola qua. Bellissima anche lei. Guardate che bella. L'ho presa tutte e due della stessa versione. Hermione era indecisa fra due. Quella del giratempo è questa. Però alla fine ho optato per questa. Mo' vediamo qual era meglio, se no. Perché non mi si chiude, raga. Scatola. Sempre questo qua. Guardate quanta bella Hermione. Ecco a voi, Hermione Granger. Anche lei è super, iper magnifica, magnifica. È la quarta volta che sapete che faccio questo video, perché mi casca sempre il telefono. Guardate che bello anche il mio. Sono i miei personaggi preferiti. Lei l'ho pagata 4 euro in meno, vabbè. Che ci importa? Guardate che meraviglia la sua faccia. Voi la vedete più pallida, bianca. Invece vi giuro che non è così bianca come la vedete voi. È scuro. Più scuro il suo, diciamo, la faccia e le mani. Sono più scure. Quindi qua sotto. Guardate che bella la faccina. Con gli occhi, con le sopracciglia bellissime. Cioè, a me piacciono troppo queste faccine perché mi fanno piangere. Perché... Mi giuro, ragazzi, sto prendendo perché sono troppo puzzosa di questa faccina. Il nasino, il blush rosa, che voi lo vedete poco, io lo vedo di più. Guardate che capelli magnifici tutti. Tutti frissei come piacciono a me e come a Hermione. Troppo carina la faccina. Il nasino, vedete. Il vestitino di Grifondoro. Gonnellina, parigine. Carpine da femminuccia, gonnellina stupenda, magliettina di Grifondoro, giacca di Hogwarts, Grifondoro. E magnifica bacchetta che lei la tira in giù, invece Harry la tira in su. Vedete la bacchetta? Voi la vedete più chiara. Mamma mia ragazzi, anche lei è stupenda e da curare veramente tantissimo. Ecco qua, i due magnifici, ma dico magnifici pop, Harry e Hermione, di Harry e Hermione, sono magnifici, stupendi. Anche di lui la vedete un po' più chiara la faccia e le mani. Sono bellissimi anche con le loro bacchette, il retro e il davanti. Sono magnifici e sono bell'ordita. Da questi due pop si reggono in piedi da soli. E sono tutti e due magnifici. Guardate Hermione. Ciao!
Guardate Harry. Ciao. Ciao a tutti e due. Salutiamoli. Qui due nostri pop. Grazie di aver visto questo video, ragazzi. Ciao. Grazie, lasciate tanti like. E noi ci vediamo al prossimo video. Super magnifico è stato. Sto sudando le mani. Ciao, ragazzi. Ciao. Bye bye. Ciao ragazzi, ciao!